G1 Music, G1 Music, no. Man, doppia B 2013. Caro diario, stasera finalmente incontro lui. Me lo sento, è la volta che mi innamoro. Sono finiti i tempi bui. L'ho conosciuto l'anno scorso in comitiva. Forse gli piaccio, ieri mi ha guardata e mi sentivo viva. Leggo sempre ciò che scrive, vorrei tanto contattarlo. Ma ho paura di un rifiuto, non riuscire ad attirarlo. Caro diario, questa notte l'ho sognato. Stringeva la mia mano e mi baciava sopra un prato. Sai, quando lo vedo sono un'altra, mi fa stare bene. È sicuro che lo chiamo e che posso uscirci insieme. 13 ottobre, questa data me la segno. Ieri ci ho parlato, mi baciava, a me mi sembra un sogno. Sono passati già 3 mesi e lui sembra diverso. L'altro giorno mi ha picchiata e lo fa sempre più spesso. Dice che la colpa è solo mia, che tra noi c'è solo il sesso e che devo andare via. Sono le 2, mi ha appena chiamata. Il cuore batte forte, mi sono stancata della sua morbosità e di ogni sua scenata. Mamma dice di mollarlo, che c'ho troppi pochi anni. L'amore alla mia età è solo un gioco d'inganni. Comunque è già arrivato, diario, ci sentiamo dopo. Ti racconto come andrà a finire, in qualche modo. Una coltellata dritta alla sua gola, l'angoscia nei suoi occhi, l'anima che vola. Una vita spezzata, una volta ancora. I suoi amici con i fiori, fuori dalla scuola. Se tu non sei mia non sarai di nessun altro. Se tu non sei mia non sarai di nessun altro. Se tu non sei mia non sarai di nessun altro. Se tu non sei mia non sarai di nessun altro. Una coltellata dritta alla sua gola, l'angoscia nei suoi occhi, l'anima che vola. Una vita spezzata, una volta ancora. I suoi amici con i fiori, fuori dalla scuola. Se tu non sei mia non sarai di nessun altro. Se tu non sei mia non sarai di nessun altro. Se tu non sei mia non sarai di nessun altro. Se tu non sei mia non sarai di nessun altro. I suoi occhi sono spenti, sembra perso nel vuoto. Prende il portafoglio, esce e strappa la mia foto. Non so cosa succede, voglio andare a casa mia. Fa paura, grido, è preso dalla pazzia. Fa un discorso, poi un altro, è sconnesso. Dice troia, spogliati che voglio farlo adesso. Tachicardia, la colpa è solo mia. Dannata a me che l'ho ascoltato. L'amore che provavo, di colpo si è glissato. Mi giro mentre chiede aiuto, grido mentre prendo fuoco. Mamma, questo è l'ultimo saluto. Lui ride, sembra un matto. Se tu non sei mia, non sarai di nessun altro. Mamma, stanotte non sono tornata. Piange e gridi mentre fissi la mia foto incorniciata. Il mio corpo è in uno stato devastato. Pagherà caro in questa vita chi il sorriso mi ha strappato. Aiuto. 16 anni appena, è questa l'età della ragazzina uccisa per mano di un quasi coetaneo, il suo fidanzatino, che di anni ne ha 17. L'ho uccisa a coltellate e poi ho bruciato il suo corpo quando era ancora viva. È questa la confessione shock fatta dal ragazzo che a Corigliano Calabro, nel Cosentino, ha ucciso alcuni di una leader, la fidanzatina Fabiana Rizzi. Il ragazzo ha rivelato i particolari sconvolgenti dell'omicidio agli inquirenti. La trama anche di questo ennesimo femminicidio è sempre la stessa. Il 17enne ha detto di aver incontrato la fidanzata per chiarire alcuni aspetti del loro rapporto molto travagliato, ripreso da poco dopo un periodo di separazione. Il confronto però è degenerato in una discussione accesa su alcuni contrasti che andavano avanti da tempo. Durante la lite è scoppiata la sua furia omicida, che si è sfogata con una serie di coltellate che non hanno lasciato scampo alla vittima. Il ragazzo ha gettato via il coltello che aveva portato con sé all'incontro, assieme allo zainetto e al cellulare della ragazza, poco lontano dal luogo del delitto. Poi è andato a rifornirsi della benzina per bruciare il corpo della sedicenne. In quella fase si è lui stesso ustionato, finendo in ospedale, dove il suo racconto ha fatto sorgere numerosi sospetti. A Corigliano Calabro monta la rabbia tra gli abitanti contro il giovane omicida. Dovrebbero ammazzarlo, grida un uomo che staziona davanti a un bar del corso principale. Quello che ha fatto è troppo grave.